Un antico detto recitava testualmente: dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna, ma per TV Libera Pistoia invece vale solo il motto: dietro un grande successo c'è sempre una grande squadra. E lo è stato anche per questa edizione della Giostra dell'Orso, sold out in Piazza del Duomo, ma seguitissima dalla TV e sull'app di TVL, che ha visto 6 giornalisti della redazione impiegati in telecronaca e sul campo e 14 operatori a coprire ogni spigolo della piazza nella serata di festa per San Jacopo. Al commento, infatti, Leonardo Cecconi, Giada Benesperi e la storica Amazzone della Giostra, Giovanna Nicolai, hanno raccontato l'edizione 2023 con il giusto mix di competenze e professionalità. Simone Gai e Francesco Rossano invece sono stati gli inviati sul campo ad intercettare i protagonisti e non della giostra e captare dettagli e curiosità della rievocazione storica più importante di Pistoia. Tante sono le storie che TVL ha raccontato e tante se ne sono potute raccontare grazie all'ottimo lavoro e regia di Stefano Merlini, Lorenzo Petrucciani e Mario Raffanelli. Oltre agli operatori Andrea Palumbo, Edoardo Giannini, Leonardo Monfardini, Gianmarco Capecchi e Gianpaolo Dotti, una squadra unita, forte e coesa, che è riuscita a raccontare più di 3 ore di evento con la giusta leggerezza, portando per un altro anno la giostra nelle case delle persone, raccontando a pistoiesi e non un pezzo di storia cittadina. Un lavoro certosino che spesso avviene dietro le grandi telecamere, ma che nei fatti racconta la passione di tanti professionisti per Pistoia. L'edizione 2023 è stato un successo in pista, sugli spalti, ma anche dalla televisione, dove sono stati tantissimi messaggi di affetto e vicinanza da tutto il mondo, grazie alle immagini che la nostra televisione ha saputo offrirvi. Intanto TVL saluta i propri telespettatori, in attesa di poter raccontare la prossima Giostra dell'Orso, perché questa grande squadra ci sarà. E voi?